motivo di grande soddisfazione per l'amministrazione comunale, perché è un po' la vittoria di una grande scommessa. Per me personalmente, per questa e per l'amministrazione che rappresento, perché in qualche modo la sinergia con l'amministrazione comunale è una sinergia che si è concretizzata su due versanti, su due fronti, in due modi. Il primo è stato proprio di carattere concettuale. Io mi ricordo all'inizio del mio mandato, quando sono andata a visitare tutti i teatri della città, come altri spazi culturali, perché volevo rendermi conto dell'importanza, dei luoghi della cultura. Ricordiamoci che un contenuto non è tale se non ha un contenitore. E se il contenitore non è all'altezza. Per cui tutti gli spazi fisici della cultura di questa città hanno una importanza straordinaria, a loro volta naturalmente necessitano del contenuto per vivere, ma sono, diciamo, la manifestazione concreta di una battaglia contro il degrado, che è innanzitutto una battaglia etica, è una battaglia morale, una battaglia intellettuale, e poi si sostanzia anche di una sua materialità, no? Perché dove c'è recupero, dove c'è virtù, c'è virtù, dove c'è bellezza, arriva bellezza. E quindi la prima parte di questa nuova vita del teatro sociale è stata intanto immaginata e estesa a tavolino con la presidente Galli e con Daniele Geltrudi e Danilo Menato di Educarte, perché abbiamo stretto un patto ideale su quello che è il sociale, sul ruolo fondamentale che il teatro sociale avrebbe dovuto, avrebbe meritato di riprendere o di continuare ad avere in maniera ancora più sostanziale nel futuro della città. Non solo per la sua programmazione culturale, quindi non solo il riferimento alla comunità culturale, ma il riferimento alla comunità tutta, alla città tutta, perché la cultura ha un'onda di propagazione, di beneficio che si estende a chiunque e non solo a coloro che ne sono più o meno assidui frequentatori. Quello che avevamo immaginato è quello che si sta realizzando, con una stagione di altissimo livello, declinata su più fronti, che accorpa e tiene armonicamente insieme diversi linguaggi artistici e poi naturalmente, per tornare all'assist che mi ha fatto uno dei più grandi talenti della città, che è Anna Maria Pizzoli, anche dal punto di vista materiale. Comune, chiaramente c'è una parte che si svolge al riparo dei riflettori ed è quella appunto di progettualità, di condivisione di una visione, di idee, di un progetto, e poi c'è la parte materiale perché il Comune ha deciso, come è già stato ricordato, ti ringrazio Alberto, di intervenire in maniera consistente, perché se dobbiamo credere in qualcosa e dobbiamo credere che questo qualcosa sia un investimento, lo dobbiamo dimostrare. Il Comune non è un bancomat. Il Comune gestisce i soldi pubblici e quindi è evidente che nel momento in cui li mette a disposizione di un progetto e di una progettualità è un investimento ed è un investimento che ritiene di fare, quanto alla parte di mia competenza, come dicevo prima, per il bene di tutta la città, per il bene della comunità, che è un bene, e torno a dirlo, immateriale, quindi in termini di evoluzione, crescita, arricchimento degli individui, investimento nell'educazione culturale dei ragazzi, ma è anche un investimento in un futuro e in un benessere materiale della città, perché tornando a quanto diceva Alberto Oliva e il maestro Beretta, produrre qui, restare qui, fare in modo che qui si svolga dall'inizio alla fine un processo creativo di cui la messa in scena è la parte finale, ma non tutto, significa anche portare indotto. L'indotto arriva certamente attraverso il pubblico, che ormai
è dimostrato, arriva anche da fuori città ed è una delle scommesse che stiamo vincendo, ma l'indotto è anche la presenza in loco di chi la cultura la fa. E chi la cultura la fa per mestiere. E questo vale anche sul fronte della musica. La stagione sinfonica è una delle stagioni, è una delle principali manifestazioni culturali della città di Busto Arsizio. E il fatto che ci siano queste sinergie trasversali tra realtà diverse è per noi motivo di vanto. Quando nel 2017 ho deciso di creare i tavoli della cultura, ricordo che sono sei, attorno ai quali si riuniscono praticamente tutte le associazioni culturali della città, divisi per settore di competenza, la scommessa e l'esortazione che io rivolsi loro fu proprio questa: di fare rete, di marciare insieme, anche all'interno dello stesso tavolo, ma anche tra tavoli diversi. E qui il teatro siede al tavolo teatri e il maestro Bontempo siede al tavolo musica, no? Quindi c'è una sinergia. È evidente che il comune non debba necessariamente poi esserci sempre, ma è importante, e credo che si stia assolvendo a questo compito, esserci all'inizio, aiutare le realtà, le sinergie, i nuovi progetti, le nuove progettualità, che naturalmente hanno gli elementi per porsi da subito come percorsi di grande qualità e di potenziale successo, a partire.